Facciamo la ripresa, l'autoripresa. Va bene, no? Ma come stai nel mondo senza Italia? Già, il mio scandino, l'Inghilterra e... Però senza israeliano di Expo 2015. Io sono Davide e faccio parte dello staff di questo padiglione. Lo show comincerà dietro quelle porte tra pochissimo. Prima però c'è una persona molto importante che vorrei presentarvi. In diretta da Israele, mia sorella, la star israeliana Moran Atias. Moran? Ah, sì, fatto tanto. Morani, eccola qua. Ciao fratellino, come stai? Ciao, bene, grazie. Quando andiamo in onda con Israele? Ma guarda, veramente sono già tutti qui che ti stanno guardando in questo momento. Adesso? Eh sì. Bene. Tomer, prendi il telefonino. Grazie. Benvenuti in Israele. Ma, e tecnicamente saremmo in Italia, Moran. Però Israele è nel mio cuore, non è soltanto un posto sulla mappa. Venite con me. Andiamo, va. Questa è Israele, la mia terra santa, la nostra, la terra santa di tutti. Guardate che meraviglia! Dove trovate nel mondo un altro paese che ospita i luoghi sacri delle tre grandi religioni monoteiste? Abbiamo sia il deserto che le montagne innevate. E tutto pensate in un paese grande come la distanza che c'è tra Milano ed Ancona. Non solo.
specie di albero di metallo. Ebbene, come abbiamo intitolato, racchiusa in qualche metro quadro dei 100 ettari di questa Expo milanese, c'è un po' di Gualdo. Ed è con una sorta di orgoglio e identità tribale che venerdì scorso ho visitato la mostra Il Tesoro d'Italia, curata da Vittorio Sgarbi all'interno del padiglione Italy, in uno spazio espositivo messo a disposizione da Oscar Farinetti, e ne ho percorso il lungo corridoio di destra quasi sorvolando i tanti capolavori sapientemente esposti regione per regione fino a raggiungere la sezione dedicata all'Umbria. Qui, accanto ad uno spaccato, direi meglio un mosaico, per usare le parole di Sgarbi, da cui emerge l'identità artistica italiana in una unità, quella dell'Italia, costruita sulla varietà regionale, ecco i miei occhi e quel cuore in subbuglio aprirsi allo spettacolo di tre opere ascrivibili interamente alla mia città natale, Gualdo Tadino, e a due sue notevoli figure artistiche, quel Matteo di Pietro, di Ser Bernardo da Gualdo, notaio e geniale pittore del Rinascimento, meglio conosciuto come Matteo da Gualdo, e Paolo Rubboli, capostipite della omonima famiglia che ha fatto conoscere al mondo la ceramica a lustro di tradizione mastro-giorgesca. Lì, proprio in fondo al corridoio, sulla sinistra si stagliano i due bellissimi vasi di maiolica a lustro oro e rubino della manifattura Rubboli, provenienti dall'omonimo Museo Valdese. Il primo esemplare è un vaso a palla moderno con manici che sull'apice ne ornano la bocca. Il secondo, un vaso con manici a cresta realizzato su progetto originale dell'Eugobino Aldo Aiò, uno dei principali collaboratori dei Rubboli, insieme a Giuseppe Discepoli. Da entrambi emana un riverbero denso di riflessi d'oro, di rosso rubino e verde cangiante, come ha ricordato recentemente Katia Monacelli, direttore del Polo Museale di Gualdo Tadino, che ricomprende anche il Museo Opificio Rubboli. Accanto a questi due capolavori della ceramica d'arte gualdese, datati fine anni 20, gli anni della Società Ceramica Umbra Paolo Rubboli, irrompe in tutta la sua bellezza il ritratto di Francesco delle Opere di Pietro Vannucci, detto il Perugino, prestato a questa importante rassegna dalla Galleria degli Uffizi. E ora, finalmente, sul lato opposto del corridoio, posizionata ad angolo, ecco la tavola su cui nel 1497 Matteo da Gualdo eseguì il dipinto a tempera noto come Albero genealogico della stirpe di David o Genealogia della Vergine o Albero di Gesse. Questa tavola al presente è conservata nella Pinacoteca del Museo Civico della Rocca Flea in Gualdo Tadino, ma originariamente era collocata sull'altare dell'Immacolata Concezione nella chiesa di Santa Maria dei Raccomandati alla fine dell'attuale Corso Italia.
un particolare interessante. Questo capolavoro e lo stesso Matteo da Gualdo con le sue opere, come ricorda i Guerrieri nella sua monumentale storia civile ed ecclesiastica del comune di Gualdo Tadino, stampata nel 1933, vengono riscoperti nel 1907 dopo secoli di silenzio in occasione della grande esposizione di antica arte umbra allestita nella città di Perugia, ricordata anche da una delle cartoline della collezione di Giannantonio Gammaitoni, riordinata in una accattivante mostra della Gualdo del primo ventennio del secolo scorso, recentemente aperta in città. In quell'occasione il notaio pittore e le sue numerose opere furono accompagnati da uno straordinario interesse, insieme ad una grande disparità di giudizi da parte dei critici d'arte colà accorsi. Oggi, a distanza di oltre un secolo, una seconda ribalta, questa volta a livello internazionale, è stata offerta a questo capolavoro rinascimentale da Vittorio Sgarbi, che l'ha fortemente voluta fra i suoi oltre 200 tesori italiani, ritenendola ricca di incredibili particolari e tale che poche opere come questa riescono a commuoverlo così profondamente. Queste presenze del genio gualdese alla più grande esposizione mondiale del 2015 sono dunque un bel segnale per una nuova rinascenza di Gualdo Tadino. E se questo vale per il passato, come in una staffetta, ecco il presente, perché una bella boccata di ottimismo l'hanno profusa le nuove proposte di Tagina, presente anch'essa all'Expo e piuttosto massicciamente. L'azienda umbra di Gualdo Tadino, che da oltre 40 anni si propone come testimone di alta sartorialità e cura del dettaglio tipiche del Made in Italy, è riuscita a realizzare un gran numero di prototipi di pavimentazioni, pareti d'arredo e rivestimenti personalizzati in linea con le esigenze di importanti espositori di Expo 2015 che hanno scelto Tagina come partner di fiducia. L'intervento dell'azienda gualdese appare di tutta evidenza nel cluster cacao e cioccolato e soprattutto negli stand di Lind, Icam e Perugina, dove è stata tradotta in materia l'immagine popolare del brand grazie a prodotti ceramici accattivanti come le grandi piastrelle dedicate ai cartigli d'amore tipici del bacio perugina o le stelline blu della carta con cui è avvolto o le mattonelle impresse con la parola cioccolato in tutte le lingue del mondo. Ma per Tagina, qui all'Expo Milanese, c'è anche un importante partenariato di livello internazionale con i cinesi, che ha richiesto all'azienda gualdese interventi precisi nel padiglione che ospita un gruppo di imprese cinesi che si presentano al mondo ripartendo da una rivalutazione della produzione agricola con il concetto «il seme del futuro della Cina», ma mantenendo tutti i segni e le speranze della loro storia. Qui la prestigiosa azienda gualdese ha offerto ai progettisti elementi ceramici tridimensionali di grande pregio e ricercatezza, realizzati sui colori istituzionali dei committenti con l'innovativa tecnica Do-To-Do, atta ad una composizione personalizzata di pareti e grandi facciate ventilate. Infine, sempre in questo padiglione, è possibile apprezzare altre realizzazioni di Tagina come la pavimentazione della terrazza e i rivestimenti dei bagni dei VIP.